Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta a Teenage Kicks. Ciao! Oggi ritorna grande ospite, la Ele. Ciao, ciao Ale, grazie dell'invito. Prego, mi sentite? Perché io ho il microfono sciocchino oggi, simpatico. Che con grande coraggio ritorna per la seconda volta. Sì, 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 ma io vengo volentieri, ci mancherebbe. Perfetto. Allora ragazzi, tutto bene Alice? No, chiedevo il problema di Elena. No, che sta un po' giù, Elena, ma se mi sentite... Che problemi hai? Alice, tu che problemi hai? Stai cercando di farti ridere oggi. Ah, ok. Ok. Allora, ragazzi, innanzitutto vi dico di, come sempre, ricordo tutte le volte in intro di seguire delle nostre playlist che vengono pubblicate su Spotify. E di darci delle idee per nuove future puntate. Questa puntata mi era stata suggerita da Francesco. Che facciamo finta che sia lì. Facciamo finta che sia qua, ma la oggi sua aurea l'ho, è qua presente. L'ho anche sentito. Che un giorno, mentre ci davamo il cambio, perché sai che io vengo sempre dopo Game Over, sì, che oggi non c'è stato, l'ho incontrato e mi ha detto: ma Ale, ma cosa ne penseresti di fare? Mi fa, premetto, non so se ti piacciono, però ti piacerebbe fare una puntata sui Sic Tamburo? Mm-hmm. Io gli ho detto: cavolo, perché no? Certo che mi piacciono. E tra le altre cose, parlando di loro, possiamo legare un sacco di cose. E allora da quel giorno il mio cervello si è messo a macinare molto lentamente, ovviamente, tutto quello di cui si sarebbe potuto parlare. E niente, con molto piacere oggi sono qua a fare questa puntata. Anch'io. E ho chiesto... Io ti faccio da spalla, ti seguo. Grandissima spalla. Allora, quindi iniziamo subito dai Sic Tamburo. Bisognerebbe parlare, non andrò in ordine cronologico nel raccontare questa storia. Allora, però brevemente faccio una piccola introduzione dicendo che Sic Tamburo è un gruppo che è nato da dopo lo scioglimento dei Prozac Più. Mm-hmm. Dopo parleremo dei Prozac Più. Però voglio parlare partire dai Sic Tamburo perché un nome appunto è una garanzia. È Prozac Più, sì. Tutto è iniziato da lì. E quindi niente, cosa dire di Sic Tamburo? È un gruppo che è stato formato da Gianmaria Cusani, che era il chitarrista e anche a volte cantante dei Prozac Più, mm-hmm, e da Elisabetta Imelio, che era bassista e nel Sic Tamburo inizialmente soprattutto cantante. Oh. E loro hanno iniziato, diciamo, la cosa curiosa che non volevano, i Prozac Più non si erano ancora sciolti. Allora, i primi concerti addirittura loro li facevano col passamontagna per non farsi riconoscere. Ah, anche ecco se era... perché indossavano i passamontagna. Esatto, esatto. Okay. Anche se era un po' il segreto di Pulcinella, diciamo, che fossero loro. E Luke già era bello perché delle persone poi avvisseranno sempre con la cravatta, con la camicia. Quello intrigava. E il passamontagna, esatto. E quello, esatto, intrigava. Ma come anche poi tra le Grazie Morti, quando li ho visti la prima volta, la cosa mi intrigava che avessero le maschere. Sì, è vero. Beh, c'è anche, oddio, come si chiama quell'altro cantante, oddio, non Mezzo Sangue, come cazzo si chiama? Sì, sì, Mezzo Sangue. Mezzo, cioè, Sangue, lui? È rapper. Sì, sì, è quello lui coperto. Sempre col passamontagna. Non si sa che volto abbia. Sì, ma infatti guarda, anche poi... Anche liberato. Sì, diciamo che secondo me il tema del nascondere la propria identità dà sempre un grandissimo hype. Sì. Cioè se tu guardi, non so, ti faccio un esempio, un gruppo che non c'entra niente, i Daft Punk. Se tu adesso anche cerchi qua loro, ci sono pochissime foto di loro senza la maschera. E questo fa sì che... ci sia il mito, soprattutto in una società di adesso dove sì, gli artisti magari postano cose ogni 5 minuti. Sì, anche Sia mi viene in mente, che forse lei ha sempre gli occhiali però. Non lo so. Il caschetto. Ma anche la stessa Mischetta. Sì, certo. Che ne parleremo dopo. Dopo ci arriviamo. Dopo ci arriviamo anche a lei. Vi giuriamo però che vedi non... che tutto torna. Sì. Sic Tamburo mascherati, Mischetta, identità mascherata, tra le Grazie Morti mascherati. E niente. Quindi dicevo, questa band, diciamo, riprende forse un po' anche all'inizio, forse un po' più asciutte, però riprende un po' più le sonorità dei Prozac Più. E una cosa che ho apprezzato ascoltando questo disco dei Prozac Più, mi è stato prestato e l'ho riascoltato in questi giorni, che ho visto un'evoluzione della scrittura. Mm-hmm. Diciamo che la sua è una scrittura abbastanza riconoscibile,
ma ho visto un che comunque a livello di scrittura, chiaramente crescendo, giustamente si cambia, si migliora e questa cosa io l'ho vista. Si evolve. Si evolve, esattamente. Il disco mio preferito loro, e guarda, faccio proprio un appello a loro, perché è Un Mondo Nuovo, che tra le altre cose non so se si riesce a vedere le nostre telecamere. Si vede? Si vede? Di sì. Praticamente sono quelle copertine, non so come si chiamano, che però girandole... Che se le inclini cambia l'immagine. Esatto, l'immagine in movimento. Esatto. Tra le altre cose faccio un appello a loro, visto che hanno appena ristampato il loro primo disco, tra le altre cose l'hanno stampato in un modo molto bello, perché la copertina, levandosi, l'inner sleeve è un volto. Quindi tu fai così e viene coperta dal passamontagna. Cavolo, sembrano delle stupidate, ma va che fanno, eh? Sono molto belle queste cose. Sono dei dettagli. E questo disco, vi prego, faccio un appello, ristampatelo, perché non esiste più. Caspita. Su Discogs viene venduto a 500 euro. Ma quindi, veramente? Esatto, quindi anche essendo... Anche se sono fan e questo disco mi piace particolarmente, 500 euro. Beh, ci pensiamo un attimo, sono cifre, diciamo. Esattamente. Ma tra le altre cose, conoscendo loro sicuramente non apprezzano questo lucro dietro alle loro cose, quindi assolutamente ristampatelo, dai, così lo possono comprare tutti. La cosa che caratterizza molto questo disco, Un Mondo Nuovo, è che purtroppo precedentemente questo disco... Elisabetta si ammalò di un brutto male e dopo vari anni ne riuscì quantomeno a guarire. E questo disco, la cosa bella, Elena, secondo me, è che tutti i testi girano intorno al fatto di... cioè, l'atto malinconico di poter rischiare nella vita di perdere qualcosa o qualcuno. Però c'è anche... dà veramente anche tanta speranza. È un disco che dà tanta speranza. E tra le altre cose, come non citare la canzone che è stata dedicata proprio da Gianmaria a Elisabetta alla fine della chemio. Questa canzone lui l'aveva fatta per, diciamo, per cercare di sollevare l'animo suo, che ovviamente facendo una terapia di chemio non era assolutamente... Certo. L'umore era quello che era, purtroppo. Questa canzone lui dopo... gliela fece sentire, lei l'ascoltò proprio andando un giorno in macchina, andando a fare la chemio, e suscitò in lei delle com'è che si dice? Emozioni. Delle emozioni talmente forti che gli venne voglia di condividere con tutti questa canzone. E gli venne un'idea magnifica, secondo me, che fu quella di tirare dentro, rifare quella canzone cantata, ovviamente magari un po' più con, diciamo, musica lenta un po' più smussata, coinvolgendo anche artisti come Jovanotti, Elisa, i Tre Le Grazie Morti, Samuel De Subsonica, lo Staccio Sociale, Manuel Agnelli, per fare in modo che questa canzone arrivasse a più persone possibili come messaggio di speranza. Tra le altre cose, i soldi che furono raccolti furono usati anche per dati in beneficenza, eccetera, eccetera. E questo pezzo lei decise di donarlo, diciamo, a tutta la gente che soffriva per questa brutta malattia. E secondo me è veramente stata un'idea fantastica. Oggi mentre tornavo a casa da lavoro, sono andato a riguardarmi il video e ho letto i commenti sotto. Ed erano veramente, sì, struggenti. Beh, ci credo. Erano veramente struggenti. E guarda... mi viene da citare, perché ad esempio ci sono dei pezzi, cioè ci sono dei pezzi di questa canzone che veramente sono bellissimi, tipo quando dice i tuoi capelli lunghi, quelli che cresceranno di un colore che è un incanto, e se non cresceranno allora sai, ti dico, allora starei anche meglio senza. Cioè, cazzo. Sì, è una direi che è quasi una poesia questa canzone, perché è veramente delicata anche con le parole. È vero, ma è quello che mi piace, Ele, che... nonostante si parli di una cosa brutta, cioè quando finisci di sentirla, hai un'energia positiva, è una cosa, c'è speranza. Sì, non è, come possiamo dire, uno può immaginare che una canzone del genere possa essere magari una sorta di tunnel, ma in realtà, come dice il testo, cioè il titolo, è la fine.
Quindi è come se in realtà fosse un tunnel con la luce in fondo. E quindi ti lascia con, come posso dire, un sospiro positivo alla fine. Esatto, esatto, guarda, ma infatti ti ripeto tutto, anche il primo, anche la prima canzone che si intitola Un giorno nuovo, che continua a ripetere questa roba, sì, del giorno nuovo, secondo me è legato alla persona che quando guarisce da una malattia così grave, poi diciamo tutto viene visto in, sì, una visione nuova, c'è, cioè, un giorno nuovo, una rinascita. Quindi questo album veramente a me piace tantissimo. Tra l'altro, scusami, correggimi se sbaglio, mi sembra che con questo album lo avevano presentato, comunque alcune canzoni di questo album, le avevano presentate anche proprio qua a Monza, agli High Days nel 2017. Almeno io avevo letto questo, mi ricordo. Ok, sì, avevano suonato agli High Days, adesso non mi ricordo esattamente. E avevano aperto anche a band come Sun 41, sì, Linkin Park, esatto. sì, in una giornata. Quell'anno lì, che tra l'altro è stato anche l'ultimo anno in cui, se non sbaglio, anche qua, correggimi se erro, e i Linkin Park si erano esibiti tutti assieme. Sì, sì, molto probabile, molto probabile. E niente, quindi, allora, quindi ripeto una cosa, purtroppo, cioè, dobbiamo dire questa cosa, che purtroppo Elisabetta ha avuto una ricaduta e purtroppo quella non ce l'ha fatta e ci ha lasciato. Infatti, guarda, sono contento di parlare di questo perché, diciamo, sono contento che Fra mi ha dato questo spunto su questa puntata, perché vorrei dedicarla anche a lei, che purtroppo ci ha lasciati, certo, e ci ha donato comunque tanta musica e tante robe belle. Esatto. Facendo un passo indietro, i Sick Tamburo sono un gruppo di Pordenone, sono tutti ragazzi di Pordenone, e Pordenone è stata una città molto famosa in Italia perché negli anni 70 aveva sviluppato una scena tutta sua, che forse molto probabilmente il fatto proprio di essere lontano dalle grandi città ha fatto sì che non ne fosse influenzata, che ne venisse fuori, sì, una cosa molto originale. E il contesto di quegli anni di Pordenone è un contesto particolare perché, come sapete, c'è una base militare americana di Aviano vicina, e quindi il fatto che ci fossero tanti americani che girassero nella zona ha fatto sì che comunque la musica rock e tutta questa roba, sì, forse si sviluppasse. E usciva da un periodo tremendo perché c'era appena stato il terremoto, in quegli anni c'era stato il terremoto del Friuli, e comunque in quegli anni si era nel contesto delle lotte politiche tra destre, tra estremismi di destra e di sinistra. E si crea questo collettivo di band punk New Wave, che venne soprannominato The Great Complotto, sì, che annoverava addirittura quasi 80 band, cioè per una città di come Pordenone è tantissimo, ma probabilmente neanche tutta Milano ci sono adesso. Sicuramente, guarda, ne sono. E questi ragazzi erano veramente tanto originali nel loro modo di essere, insomma, non si catalogavano in nessuna delle correnti politiche, certo. Avevano un modo anche di esprimersi e di vestirsi tutto loro, cioè non scimmiottavano, che ne so, all'Inghilterra mettendosi, sai, le di anarchia. Si era creato come una sorta di piccolo ecosistema proprio. Esatto. E tra le altre cose, una cosa molto bella è che la musica, il polo, cioè diciamo quello che ha diffuso tanto questa musica è stata questo collettivo, questa è stata la radio, che diciamo speriamo anche noi di avere un minimo. Guarda, lì c'è Esulta, lì c'è, quando noi arriveremo, quando a Cinisello ci saranno 85 band grazie a noi, cioè. Noi non ne abbiamo bisogno, abbiamo lo Denver. Beh, noi non abbiamo le band, però abbiamo Bertini Records. Ma sai come è, come lo stadio, cioè noi non vogliamo un Denver, noi vogliamo 100 Denver. E vabbè, è quindi questo. E appunto una frase che fa capire bene come fossero questi ragazzi, la dice Red Ronnie, che dice: erano i più giovani, i più genuini, erano matti, erano fuori dagli schemi. Cioè, secondo me è una cosa così. Red Ronnie. Sì, perché Red Ronnie comunque ai tempi era uno molto, com'è che si dice, un agitatore culturale, comunque tutte le sottoculture, tutti i generi, diciamo, più sconosciuti, comunque lui cercava di portarli a galla, eccetera, eccetera. E
Ed è un'altra frase bella che ho letto, detta da loro, che dicevano: Pordenone può essere Londra, a Londra non può essere Pordenone. Davvero? Sì, bella, capire la bella, genialità di questi bellissima. Ragazzi. È il non omologarsi, cioè nel senso non voglio essere, perché devo essere di Londra? Tra le altre cose oggi, mentre leggevo questa cosa, sapete cosa mi è venuto in mente? Mi è venuta in mente la nostra Martina. Ah sì? Che è andata ad Atlanta e ha detto: io sono di Cinisello. È vero. Non sono di Milano. È vero. È giusto, no, aspetta, mi bene. Sa che è Orlando, non Atlanta, giusto? Orlando, è vero, Orlando, scusa. E secondo me ha fatto bene. Ha parlato della sua Cinisello. È vero, perché devi dire sono di Milano? Non è vero. Sei di Cinisello e fai bene a rivendicarlo. È giusto, è sempre importante ricordare le proprie, non solo origini, ma proprio locali, quelle locali. Sì, sì, dico, soprattutto. Come ha detto lei, no, sono di Milano. No, di che sei di Cinisello, perché sei nata e cresciuta a Cinisello, che non è la stessa cosa che Milano. Esatto, sono d'accordo con te. Ha esatto. delle caratteristiche proprie, giustamente, esatto, quindi esatto. è giusto ricordarlo, è bello ricordarlo. È vero, è vero. E queste caratteristiche, tra le altre cose, fanno sì che tu sei diverso dagli altri. Cioè, esatto. non bisogna essere per forza uguale. Ma questo è un discorso che tornerà nella puntata di oggi. Ragazzi, poi, se volete approfondire questa storia del Great Complotto, in biblioteca ci sono, c'è questo bellissimo box dove ci sono, c'è il CD con tutte le loro, con tutti i loro, diciamo, the best di tutti i gruppi del sì. Great Complotto. E soprattutto c'è questo bellissimo librettino, adesso chiudo, rimetto qua, fatto a mo' di fanzine, dove praticamente racconta un po' la storia del Great Complotto, del collettivo, e racconta anche band per band. Quindi veramente, ragazzi, posso vederlo intanto che certo. ce l'abbiamo qui, che me lo sfoglio un po'. Certo, ragazzi, ricordiamo che possono consultare anche la disponibilità della biblioteca dal sito del CSBNO. Come ho fatto io. No, no, anzi, guarda, ti dirò una cosa in più, Ele. L'altro giorno quando sono venuto qua a cercare un po' di roba, io tutte le volte che vengo qua e cerco qualcosa rimango comunque molto stupito di quanta roba si possa trovare qua in biblioteca, anche nel reparto musica. Sì, è molto ricco tra l'altro questo del Pertini. Esatto, ragazzi, al posto di andare su Spotify, che è una roba veramente impersonale, venite qua in biblioteca, vi fate quattro chiacchiere con le persone, vi bevete un caffè al bar e intanto sfogliatevi, cercate i CD. Impersonale belli. Finché non vi riascoltate le puntate del Pertini Radio, però. Quelle non possiamo ripeterle del live all'infinito, quindi ve le dovete ascoltare poi su Spotify e su YouTube. Allora, una cosa assolutamente strana, se tu guardi lì, cioè non strana, già faceva capire quanto questi ragazzi volessero essere provocatori nei loro sì. intenti, perché se tu guardi i nomi, c'era una band che si chiamava Tampax, c'era una band che si chiamava Hitler SS. Sì, adesso ne ho trovata una che è Walt Disney con due A. Brava, e due esatto, E e due I. Esatto, sarà contenta la nostra Martina. Ti volevo fare questa domanda. Secondo te, quanto... cioè, se un gruppo uscisse allora, cioè già allora comunque Hitler SS non era visto bene, tant'è che in Inghilterra questa roba leggendaria che ho letto lì, no, l'ho sentita su YouTube. Ok. Quando andarono in Inghilterra non li volevano fare salire alla dogana, gli hanno bloccato i dischi per il nome provocatorio. Non che loro fossero nazisti, assolutamente no, era solo una provocazione. Esatto. E praticamente cosa fecero? Lanciarono i dischi dalla banchina del allora, secondo me dalla banchina sulla nave per cercare di portarli in Inghilterra. Infatti ce la fecero. Sì, hanno fatto bene. Cioè, secondo... Aspetta, ti lascio concludere la domanda. No, la mia domanda è che, allora, forse ai tempi magari questa roba scandalizzava meno. Adesso se uno dovesse fare un gruppo che si chiama Tampax, secondo me... No, secondo me forse era più sconvolgente all'epoca. Elena, facciamo una band, lo chiamiamo Lines. Va bene. mi piace. No, ma sai qual è il discorso? Oppure OB, che facciamo concorrenza. Vabbè, questa però ci dobbiamo mettere dentro i nostri nomi, tipo Elines. Elines? Scusa, Alice dov'è? Vabbè, non solo col tuo nome. Grazie. Te no. Sarai la turnista, lei è la leader. Beh. Ah, vabbè, mi piace. Mi piace essere il capo. No, comunque credo che sicuramente ha fatto più scalpore all'epoca un nome del genere. Calcola che al giorno d'oggi
fa scalpore, ma fino a un certo punto una pubblicità di assorbenti alle 8 di sera. Sì, che sono, quindi, poi sono fatte poi in un modo che lasciano sempre abbastanza. Esatto, però voglio dire, sicuramente siamo un po' più avanti. Per l'epoca era sicuramente qualcosa di più hard, di più forte. No, ma sai cosa? Allora, all'epoca sicuramente questo era legato a un fattore di bigottismo, diciamo. Adesso è legato a un fatto che non si vogliono mai, si ha sempre paura di offendere determinate categorie. Ah, ok. Cioè, sì, anch'io no, ovviamente. Tante volte faccio delle cose dicendo speriamo che nessuno si offenda. Certo, perché hai paura di... Quindi di secondo te quel... qual è il limite tra provocazione e, diciamo, e il non rispetto? Ecco. Caspita, questa è una domanda, bella domanda. Tosta. Ma in realtà credo che sia abbastanza soggettivo, perché è un argomento, un ambito in cui è difficile trovare un'oggettività comune. E scusate il gioco di parole tra oggettività e comune, però per dire che non si può trovare una verità unica per tutti. Quindi secondo me è giusto osare, perché solo osando puoi capire fino a che limite puoi spingerti. E poi non è detto che, perché parliamo, siamo cioè oggettivi invece in questo caso, che non è detto che oggi un nome del genere possa essere accettato e domani criticato, ma proprio dall'oggi che è lunedì 23 e domani che è martedì 24. Sì, esatto. Solo perché tu ti chiami Alessandro, io perché mi chiamo Elena, allora capito? Sì, quindi sì, secondo sì. me ci sta sempre osare, vedere fin dove ci si può spingere. Secondo me bisogna capire anche un po' il contesto, cioè certo. in un contesto provocatorio come era loro forse ci poteva stare, e tra le altre cose, tra le cose diciamo più divertenti che fecero i Great Complotto, ci fu quello di quando andarono a Londra di sì. fare un concerto sotto un ponte di Londra con gli strumenti di cartone. Grandi. Il cartoon concert. Grande, tosto. Però anche questo è abbastanza... È abbastanza da matti. E tra le altre cose, questa roba finì su una rivista che loro avrebbero fatto questo concerto, e si presentò una marea di polizia perché Hitler stesse così. Si immaginavano chissà cosa. Che poi, scusa. E se la sono dovuta dare a gambe. Ma comunque. Spesso le band che hanno i nomi più provocatori spesso poi sono quelli più tranquilli. Che non sempre, però ogni tanto succede. Non lo so. Cioè, alla fine si sono messi a suonare con degli strumenti di cartone sotto un tunnel, non è che... Sì. Sono sì, messo un esempio della tua teoria. Oh, santo cielo. Ti sei cacciata in un bel guaio, Giordano. Ah, vabbè, facciamo che ci penso. Vai, va dai, bene. Fine puntata. Oppure... Beh, ma anche loro, cioè, non è che... Sì, no, poi ovviamente era gente che non, diciamo, è che... Diciamo, ecco, non hanno mangiato un pipistrello vivo come ha fatto Ozzy Osbourne 40 anni fa. Però loro si chiamavano Black Sabbath, quindi il nome era comunque... Messa sì, nera. Però. No, sì, no, esatto, ma cioè comunque non, cioè, questo vuol dire, cioè, non erano dei delinquenti, avevano degli intenti e delle provocazioni, diciamo, legati a un contesto culturale. Un'altra cosa, altre due cose molto simpatiche, diciamo, ci sono anche le foto di quel concerto, su quel libretto lì, sì. Fondarono uno stato, lo stato di Naon. E andarono addirittura dal sindaco, si fecero, com'è che si dice, si fecero ricevere dal sindaco per sì. parlargli di come capi di questo fantomatico stato che avevano creato a Pordenone. E un'altra cosa molto figa, che trovo molto figa, che avevano fatto una fanzine che si chiamava Music, adesso mi sfugge il nome, scusate. Vai, cercalo. Music Mechanic, dove praticamente ti spedivano questa rivista a casa e dentro c'erano degli oggetti improbabili. Wow. Tipo dei barattoli di olio, ma olio quello delle macchine e cose simili. Quindi c'è, diciamo, la provocazione proprio a 360 gradi. Però vabbè, questo secondo me è cioè, una cosa bella. Cioè. Fa parte un po' del gioco. No, no, diciamo che quando la provocazione ha un fine culturale e comunque questa roba qua, questo fermento culturale che c'è stato negli anni 70 a Pordenone, ha portato al fatto che si creassero tantissime realtà. Una di queste realtà era appunto i Prozac Più, che sono stata la band che poi sciogliendosi ha dato vita ai Sick Tamburo. Io qua ho un disco, il disco più famoso che hanno fatto, me l'ha prestato un mio amico, che è stato ristampato recentemente, è Acido Acida.
che ha venduto ben 160 mila milioni di copie. Mila milioni. 160 mila copie. E vabbè, bella... molto bella la copertina. Sì, e tra le altre cose, infatti, volevo far vedere. Un po' psichedelica. Beh, vinile, non troppo. Vinile azzurro. Bellissimo, come quello di Olsi. Quando vengo io ci sono sempre i vinili azzurri. L'altro è più bello, però, eh. L'altro più bello. Sì. Allora, cosa dire di Acido Acida? L'ho risentito appunto in questi giorni. Diciamo che, allora, sicuramente una cosa bella che ha Gianmaria, sia secondo me nei Prozac che nel Sictamburo, è di creare queste... queste melodie, questi ritornelli che ti rimangono nella mente proprio a bomba. Tant'è che Acido Acida è una canzone che praticamente conoscono tutti. Perché il suo ritornello, diciamo, ha fatto presa. Ma non solo quella canzone. Cioè, se tu ti ascolti questo disco 2-3 volte, veramente ti rimangono un po' tutte le canzoni, ti rimangono in mente proprio per questo sprint che hanno nelle melodie, nei ritornelli. E una cosa che mi piace tantissimo dei Prozac, come l'ho sempre pensato, è soprattutto il cantato di Eva Poles, che secondo me è sempre stata una marcia in più per loro, perché è veramente una grande cantante. Tant'è che poi adesso c'è mollato un po', diciamo, ha fatto un disco solista, ma è una che insegna canto, cioè non è che è una... Sì, non è la prima. Esatto, e quindi giro. Questo pop punk mischiato al fatto che lei avesse questa voce, secondo me molto bella, ha fatto sì che questo gruppo in quegli anni avesse molto successo. Del 98, giusto quell'anno? Sì, 97-98. Ho la mia età praticamente, quasi. Brava, siete coetanei. Siamo quasi coetanei. D'altro è stato pubblicato a giugno, mi ricordo. Quindi siamo molto... mi ricordo proprio questa cosa, che siamo un po' coetanei. Ok, e la cosa particolare di questo disco, nonostante le se uno l'ascolta le melodie senza leggere bene i testi, sembra una roba molto, molto friendly, molto divertente, molto da party quasi. In realtà invece le tematiche non sono così semplici, tant'è che questo disco crea una marea di polemiche. E qua si può ritornare al discorso di prima, crea una marea di polemiche perché in tante canzoni ci sono dei richiami alla droga. Esatto. Si parla di droga. Infatti, scusami. Forse anche nello stesso Acida. Infatti questo volevo dire. Già, non è che già il nome dell'album ci fa intuire qualcosa. Sì, sì, può essere, ma Gianmaria ha detto: io semplicemente descrivevo quello che vedevo intorno, giusto, e quello che vedevo. Sì, no, beh, nessuno sta puntando il dito contro. No, assolutamente. Si intuiva che l'intuizione e il contenuto dell'album fosse più o meno quello. Sì, allora, quello che ti voglio chiedere a te, Ele, sempre, è un po', c'entra un po' con la storia dei nomi. Una cosa che mi ha colpito a pensare adesso, pensandoci oggi, è il fatto che comunque ci fu tanta polemica perché si parlava di droga in questo album. E in realtà invece adesso siamo in un'epoca dove praticamente ci siamo assuefatti a sentire gente che parla di droghe, ma anche in maniera dozzinale. Cioè, come dire, bella, faccio uso di sostanze, io non voglio fare il bigotto, però nel senso, questa roba che 20 anni dopo, questa roba è stata, diciamo, digerita e la gente non ci fa neanche più caso, qua ne veniva parlato, diciamo, in un contesto di racconto. Certo. Non so se mi sono spiegato bene, ma hai capito. Ma anche questa è un'altra domanda bella tosta. Ecco. Ed è un argomento delicato, non voglio cadere nell'errore, no, però vabbè, posso dire quello che penso. Forse è brutto da dire, però concedetemelo, non ci sono più drogati di una volta. Nel senso che tra gli anni 70 e 80 le droghe che andavano di moda erano ben altre di quelle che vanno oggi. Era l'eroina, la cocaina e poi cosa che c'era. Insomma, delle droghe che purtroppo, cioè di eroina, si facevano veramente al parco sotto casa, il tuo vicino di casa. Purtroppo adesso è un problema dell'eroina, è un problema che è ritornato. È un problema che c'è ancora, però sicuramente è un po' meno diffuso, cioè è un po' meno di moda e si vive diversamente. Cioè, oggigiorno ci sono molte più droghe, anche molto più semplici, più talvolta magari anche leggere. Sì, sai cosa? Che allora diciamo che alla fine il tossico da eroina è un personaggio che
si emargina lui stesso. Esatto, però un tempo era un po' più frequente forse incontrarlo. E quindi provocare una reazione di shock che la gente diceva, caspita, aiuto. No, sai cosa? Secondo me è legato a un fatto che... Non so se mi spiego. No, secondo me è legato a un fatto che, ripeto, il tossico d'eroina è un personaggio che si emargina. Ovvio, sì. E invece quello dire ho bevuto la codeina così sembra una cosa un po' più da... Sì, sembri quello che fa, le fa tutte, la scampa sempre, sì, allora sei figo, un grande. Sì, sono parte, mi diverto, mi faccio codeina. E per quello dico divertente. Che sono anche delle droghe un po' pericolose, per l'amor del cielo, però con... Sì, sì. Più sopportabile. Sì, ma vero, secondo allora me per il figo mi della dispiace, situazione, sì, che brava, è sbagliato. Esatto, quello che questo volevo dire, mentre ti fai di eroina. No, mi dispiace che ci siamo assuefatti a questa cosa. No, sicuramente non è un bene, certo, non volevo difendere questo. Era solo sì, non una... è neanche un bene tacciare una band e dire no, assolutamente, no, non siete improponibili perché parlate di queste tematiche. Ma è giusto che se ne parli, anche perché se no, se non si parla della realtà quotidiana, di che cosa si parla? Del mondo delle fate e basta, no? Sì, diciamo che è proprio quello che critico di adesso, proprio la dozzinalità, diciamo, di parlare sempre di questi argomenti. È difficile trovare una via di mezzo e riuscirsi a bilanciare così. E quindi niente, i Prozac generarono i Sic Tamburo, di cui abbiamo già parlato, e un'altra band di Pordenone importantissima, ma anche soprattutto per il sottoscritto, forse anche più dei Prozac più, però sono stati i Tre Allegri Ragazzi Morti. Okay. Io la prima volta che ho sentito i Tre Allegri Ragazzi Morti avevo 12 anni. Cioè, e anche qua mi son chiesto, cavolo, ma... Cioè io a 12 anni ascoltavo i Tre Allegri Ragazzi Morti, che comunque... non avevano proprio tematiche leggere. E quindi dico, boh, ero io strano o... comunque, allora... No, beh, è vero. La cosa che, come dicevamo prima, mi aveva colpito è che io avevo visto un concerto, un festival musicale in televisione e suonavano appunto questi Tre Allegri Ragazzi Morti che io non conoscevo. Però ho visto questi tre ragazzi che suonavano con questa maschera perché Davide Toffolo, il cantante leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è un noto fumettista. E quindi loro, non so perché, ma hanno sempre suonato con questa. Cioè, diciamo che loro, se non sbaglio, la cosa di suonare con la maschera era per non... perché per dare quella roba di noi siamo tre ragazzi morti, sì, quindi la maschera lì. Sì, mi ricorda anche un po' quella frase perché fratello, la ricordati di... che devi morire. La maschera da teschio, capito? Sì, quindi, sì, sì, sì. Quindi quello, quindi io li ho visti e ho detto, cazzo, ma chi sono questi? Cioè, mascherati così. Poi vedevo la gente sotto il palco che pogava con questi punk con i capelli rosa. Allora nel mio cervello ho detto, cavolo, questa è una figata. Devo assolutamente andare a scoprire. Beh, chi sicuramente sono. Sono forti, cioè. Brava, sì, dici, quantomeno questi... è una cosa originale, cioè è una cosa che non a 12 anni sicuramente ti colpisce. Allora sono andato a comprarmi questo disco che si chiamava, questo CD, che questo è proprio mio di allora, infatti il CD è inascoltabile perché è rigatissimo, e si chiama Piccolo Intervento a Vivo. E come vedete dentro ci sono tutti i disegni di loro, cioè la band loro, disegnata da Davide Toffolo appunto. E questo disco, allora, diciamo che gira intorno a due tematiche grosse. Mm-hmm. Il rapporto con i genitori, cioè il non voler diventare come... Magari ti do una delusione, mamma, papà, ma io non voglio diventare come voi. Tosto. Sì, infatti c'è anche una canzone invece in questo album, in quello l'album che seguì, che è Mostri Normali, che si intitolava Mai Come Voi. Sì, gli piace lanciare qualche frecciatina, diciamo. Sì, ma dai, io, cioè, ripensandoci in questi giorni, cioè, secondo me quando uno è giovane ci può anche, sì, stare che non veda esattamente i suoi genitori come un... Beh, c'è quella fase della vita adolescenziale in cui oggettivamente hai... Almeno a me è successo. Poi magari, sì, vabbè, ma anche dopo, di tutta l'erba, cioè, un fascio, che... però c'è il momento in cui inizi a dire no, io così mai... Esatto. Poi scindi un po' di cose, capisci, però c'è quella fase. Esatto. E invece un'altra tematica forte in quel disco è la ricerca della propria identità. Eh sì. Cioè spesso viene una ricerca delle proprie radici, cioè io cosa sono? Sono banalmente, sono un punk o sono... Cioè tutto legato a questa roba delle tematiche, che comunque è un'altra cosa che credo in fase adolescenziale uno ha.
cioè certo. Io chi sono, cosa è, cioè, tutto nel senso in linea. Esatto, cioè sono anch'io, ho cambiato 100.000 volte modi di essere fin quando, vabbè, adesso sono così e basta. Mi beh, dovete ma tenere siamo così. Esseri umani, quindi siamo degli esseri appunto in continua evoluzione, quindi è giusto, anzi bisogna continuamente farsi queste domande proprio sì, per... Sì, ma infatti penso che sia ognuno di noi cerchi di arrivare a una certa identità, questo tra, diciamo, anche andando in contrasto con come eri prima, come sei adesso, eccetera, sì. eccetera. Quindi avevano queste tematiche forti, io a 12 anni comunque mi piacevano, cioè se tu mi dici tra le ragazze morti, mi dico, mi piacciono i testi. Sì, è vero, è vero, è vero. È incredibile, dai. Mi sono stupito perché sai, uno a 12 anni si immagina veramente un piccolo bambino. Beh sì, effettivamente a 12 anni sì, però tra l'altro scusami, dico una cosa che c'entra poco, le loro grafiche di questi album mi ricordano molto quelle dei Gorillaz un po'. Come stile. Ah beh, sì, perché anche loro c'è la cosa del fumettismo. Sì, 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 assolutamente. Sì, no, no, è vero, anche, il viso anche proprio tondo, come ma disegnato, scavato, esatto, l'occhio esatto. incavo. E beh, sì, essendo morti, esatto. Sì. Un po' quella filosofia. Esatto. E un altro disco con una canzone che a me è sempre ha sempre rappresentato tanto. Qua ho tolto il posterino dal disco. Mm-hmm. È Prova a star con me un altro inverno a Pordenone. Sì. Che è una canzone che gira intorno a un po' una cosa che credo tutti noi abbiamo provato, nel senso un po' la frustrazione di vivere nella provincia. E anche questa è un'altra tematica sottovalutata, invece molto interessante e profonda. Sì, nonostante che noi non siamo a Pordenone, ma siamo vicino a una grande città. Certo, certo. Però spesso io mi ricordo da ragazzino, dicevo, cazzo, Rola, ma che cosa ci faccio qua? Cioè, che è tutta una noia, è tutto... È vero, io penso che parlavo con un amico tempo fa di questo, passando per la Brianza, vedendo quelle villette in mezzo ai boschi della Brianza, dicevo, caspita che bello, però mi piacerebbe un giorno venire a vivere qua. E mio amico mi fa, beh, ma se poi un giorno avrai una famiglia, dei figli, i tuoi figli che cavolo fanno in una villetta nel vuoto della Brianza? È vero che 20 minuti sei a Milano, ma ti malediranno, andranno a vivere a Milano in un monolocale, in uno scantinato piuttosto. Sì, esatto, esatto. Ma infatti la cosa bella è che durante la canzone dice tipo, qui fa sempre freddo, beh, qui è sempre tutto uguale. Però c'ha del fascino anche questo. Allora, no, no, hai detto una cosa giusta, secondo me. Alla fine, quando sei ragazzino, secondo me, cioè, sta voglia di scappare ce l'hai. Beh, molto. Ed è giusto così anche. Sì, ma diciamo, fondamentalmente penso che sia proprio una roba che va proprio al di là del luogo fisico in cui sì, vivi. Sì, sicuramente. Adesso... Io la penso come te, mi piacerebbe vivere nella villetta vicino al bosco, lontano da tutti. sì, però bisogna pensare anche agli altri. Esatto, esatto. Perché da grande inizi anche ad apprezzare un po' quella malinconia che può creare una situazione del genere provinciale, magari. Mentre da giovane ovviamente vuoi tutto, vuoi il mondo. Esatto, e vuoi stare non in sopporti mezzo questa sorta alla di mischia, reclusione, diciamo. Esatto. Non sopporti la calma e quindi ci sta, è lecito. Esatto, esatto. Ma guarda, se posso dire una cosa, diciamo che la cosa brutta è che io quando ero giovane non c'era una realtà come Pertini Radio, ve l'ho anche detto a voi in passato, quindi sicuramente questo è un plus per tutta la gente che vive qua a Cinisello e speriamo che altra gente venga qua a fare programmi e a dire la propria opinione. Io li ho visti dal vivo tra i ragazzi morti, sì? A Rolling Stone, che penso che voi non ci siete mai andati perché ci ho fatto io... Sono andato io proprio in adolescenza, poi ha chiuso, purtroppo, perché era uno dei locali storici di Milano. Sì, però l'avevo sentito. Eh sì, sì, beh, ha fatto la storia, quindi. E hanno avuto un'evoluzione che ha portato a questo disco, che io ho apprezzato molto. Un'evoluzione soprattutto nei suoni, perché, diciamo, hanno iniziato a fare una sorta di reg dub. Si sono un po' appassionati a quello e anche i testi, secondo me, sono diventati magari... meno, com'è che si può dire, meno aggressivi, comunque diciamo tendenzialmente polemici lo stesso. Beh, guarda che stanno, è un bellissimo esempio dell'evoluzione anche personale di questi ragazzi, cioè proprio sì, anche gli argomenti che trattano, proprio l'evoluzione tipica di una persona quasi. Sì, esatto, ma infatti anche di questo disco, se c'è una cosa che mi piace un sacco a me, sono proprio i testi. Cioè... Qua dove dice,
la memoria che non è quello che ricordi della storia passata è qualcosa di più profondo che ha a che fare con la memoria del mondo. Mm-mm. Cioè, io quando ho sentito questo ho detto, cavolo, l'ho riletto tipo 10 volte e ho capito che è vero, che la storia... Cioè, una giusta definizione di storia, sì, secondo me. Sì, è vero, hai proprio ragione. E faccio adesso notare... stavo leggendo anch'io il testo che me lo sono cercata. E faccio notare una cosa ad Alice. Alice che è la nostra fan dei vinili colorati. Bellissimo! Splatter blu. Cioè chissà come lo fanno questo. E mettono un colore, cioè lo fanno clear blu e poi ci mettono del colore splatter. A casissimo, sì. Fico. Sì, dici che sono tutti uguali? Sai che questa è una bella domanda. Fatecelo sapere, vi lasciamo il numero in sovrimpressione. Esatto. Il numero verde. Quindi, colore bellissimo del disco. E come prime dicevo... 50 telefonate. Esatto. Un abbraccio da Ale Villa, un omaggio. Oh, io volevo fare il contest, prima ne ho parlato, ma non è sul vinile, quindi questo... Comunque ho letto un'altra frase interessante. Vai, anche dimmela, questa dimmela. È provocatoria e fa: è come la primavera per capire che siamo ancora belli e che non sarà l'azione dell'uomo a renderci infelici. Ah sì, te l'ho detto. Zanzan, la mazzata. Ma questa se non sbaglio è La faccia della luna, la canzone? No, è sempre Primitivi del futuro. Ah, è sempre Primitivi. Ah sì, è sì, un po' sì, più sì, in qua, giù. Sì, sì. L'ultima strofa dovrebbe essere. No, no, assolutamente. Ma poi una cosa che ti chiedo, allora... Per chi non lo sapesse, Elena è un'esperta di... Grande esperta di letteratura. La cosa che mi piace di loro, ma magari anche di altre band, è che dicono delle cose che non hanno... Non so, mi sembra che si chiamano allegorie, forse, no? Sì, aspetta, sì. Cioè, dicono delle cose che apparentemente non hanno senso, però ti creano nel tuo cervello un immaginario che ti fa piacere un sacco... quello che certo, stai leggendo. Fanno delle allusioni a delle situazioni che però non sono ben chiare. Spesso magari utilizzano anche delle sineddoche piuttosto che delle metonimie, che quindi vanno a intendere con un dettaglio qualcosa di più profondo e di più esteso, che però puoi scegliere tu che cosa sì, intendere. Tipo c'è questo pezzo di della faccia della luna. Ah, qua ci voleva leggere. Perché ho usato la parola sineddoche. Metonimie, che io ho sempre detto metonimie. L'accento in un altro posto. Vabbè. Io quando ho riascoltato la puntata che abbiamo fatto io e te insieme, mm-hmm, sentendo quello che dicevi te, ho detto: ma quanto sono ignorante. Ma va là. E tipo, cioè, ad esempio, c'è questo pezzo che dice: la faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma come se fosse andata via. Mm. Cioè, boh, non so, magari a tanti può dire niente, nel mio cervello dice tantissimo. Ma è giusto anche che ad ognuno di noi dica qualcosa di diverso un testo di una canzone, ed è per questo proprio che la musica ci piace. Esatto, e niente, quindi stanno dicendo questo. E Davide Toffolo, come ho detto prima, è un noto fumettista italiano. E io, essendo fan del gruppo, ho ascoltato anche tanti... Ho detto, mi metto... Ah, un'altra cosa poi sì, mi è venuta in mente, però faccio un torno... sai che mi hai fatto venire in mente una cosa? Perché in effetti, quando tu avevi raccontato che a scuola vi facevano studiare le poesie cantandole, volta scorsa... Davvero? Vedi quanto io ti do credito. Aiuto, non mi ricordo. No, avevi detto forse del latino, ah, così. Sì, ecco, sì, esatto. Sì, sì, sì. Ok. Sai che io mi sono reso conto che faccio veramente fatica a leggere i testi? Sì, in che senso? Nel senso, se tu adesso mi dici leggi un testo di questa canzone, mm-hmm, io l'ho sempre declamato, diciamo, cantandolo. Ah, ho capito, sì. E quindi faccio fatica a leggerlo come se stessi leggendo un libro. E invece è importantissimo, perché è una cosa che ho imparato a fare negli ultimi anni. Se uno legge il testo di una canzone... proprio come se fosse un libro, cioè nel senso te lo stampi e te lo leggi, lascia stare la, come si chiama, la ripartitura, come mm-hmm, quando si va a capo, mettila giù scritta come se fossero delle frasi mm-hmm singole, capisci molto di più il senso della canzone, perché a volte per problemi musicali, di sonorità, eccetera, si va a capo, io dico a capo, poi scusatemi, io non parlo il musichese. No, sì, nel senso, vai la strofa in basso. Sì, esatto, sì, quindi sì, si fanno degli enjambements, quindi si troncano i versi a metà frase. E a volte uno dice: ma questa frase non ha senso, che cavolo stanno dicendo? No, zio, metti per esteso la frase e vedrai che capisci. Poi vabbè, ci sono certe
canzoni che... Sì, perché uno tende a leggerla proprio così. Se la metti per esteso sì, è molto più facile, testo, non ci ti mai sembra pensato. Una canzone diversa. Lo farò, non ci avevo mai pensato. Quindi, ritornando a noi, ha fatto è un famoso fumettista, io ho portato un po' di fumetti, sempre presi qua Albertini, quindi ragazzi, anche il reparto fumetti molto molto fornito. Un fumetto su Primo Carnera, il noto pugile di metà Novecento. Come rubare un Magnus sul famoso, che io adoro, fumettista a sua volta, Magnus, che ha creato Alan Ford, non so se l'avete mai letto. No. È un fumetto bellissimo, dovete leggerlo assolutamente, fa straridere, cioè proprio ironico in tutto per tutto. E poi ha fatto un fumetto che a me mi ha colpito molto, su Pasolini, che è il loro corregionale. Io anche per questo ho voluto invitare Elena, perché ho detto sicuramente Elena su Pasolini ne sa un sacco. E questo fumetto mi aveva colpito molto per i a parte che lui c'ha sempre modi particolari per raccontare le storie. Qua ad esempio c'è lui che Pasolini ai giorni d'oggi e lui lo intervista. E dopo tutto qua, vabbè, c'è tutta una cosa dietro. C'ha dei temi fortissimi questo fumetto, quali l'indipendenza, diciamo, intellettuale delle persone, sì. Cioè il fatto che lui dice io sono una persona intellettualmente indipendente e quindi sono una persona emarginata, sono una persona sola. Oppure il fatto che il consumismo ci ha omologati talmente tanto, quasi peggio di alcune dittature, diciamo. E quindi c'aveva questi temi che io quando ho letto questo fumetto ho detto cavolo, io ne so pochissimo di Pasolini, quindi ho detto cavolo, dovrò andare a leggere qualcosa, perché cioè lui gli ha messo in bocca delle cose che penso che comunque erano delle cose che Pasolini pensasse già ai tempi, no? Beh, sicuramente Pasolini è sempre stato un anticonformista, stiamo parlando di un uomo cristiano, cattolico, omosessuale e comunista, cioè sono tre cose che uno non penserebbe forse mai di incontrare in una stessa persona, sì. Quindi era veramente un ossimoro vivente, eppure esisteva, eppure siamo qua oggi a parlarne, quindi vuol dire che ha fatto... Infatti io volevo dire, volevo anche ricordare anche la cosa che ad esempio lui, mi ricordo che quando ci furono gli scontri a Valle Giulia, lui criticò gli studenti perché disse guardate che la polizia che voi avete picchiato, avete tirato sassi eccetera eccetera, sono esattamente degli operai, degli studenti come voi. È vero. È detto da uno che, come dicevi te, comunque era un comunista, ti fa capire che comunque era uno che era fuori dagli schemi. Sì, sicuramente. Anche una banalità, un intellettuale che comunque era molto molto appassionato di calcio e non ne faceva mistero. Quando adesso cioè un intellettuale, se parla di calcio viene considerato un po', c'è un po' di zombismo verso questa roba. Quindi, come dici te, era una persona veramente particolare. Assolutamente. Ok, e questo che ti volevo dire appunto, è un uomo dell'altro secolo praticamente, perché... Vabbè sì, decisamente è nato nel sì, nel senso dell'altro secolo, perché non mi sono reso conto che siamo negli anni... È vero, vabbè, quello è il mio problema. Tra l'altro, se facciamo un attimo due calcoli, non mi ricordo in che anno è nato, negli anni 20, mi sembra il 22, ma ora te lo dico. Sì, nel 22, che genio che sono. Ecco, mi ricordo una data. Siamo a 100 anni dalla sua nascita. Secondo te perché si parla ancora di lui... diciamo la sua tematica, il fatto che lui venga tirato fuori, perché Pasolini è ancora così importante per noi? Anche tu mi fai le domande più difficili, sei quasi peggio di Federico Rana, che anche lui un tempo fa mi intervista invece delle grosse domande. Vabbè, allora sicuramente, tralasciando il discorso del fatto mediatico, perché sicuramente ha creato, come posso dire, oddio, non viene la parola. Sì, diciamo che allora sai cosa? Drama, scandalo. Parliamo sì. Chiaramente. Poi il fatto che sia anche morto in circostanze misteriose. Tra vicende di prostituzione minorile. Quindi lasciamo stare tutto il fatto mediatico. Sicuramente, come ho detto prima, era un ossimoro vivente, non si riusciva e non si riesce tuttora a capire come una personalità del genere sia riuscita a trovare
trovare la sua strada è difficile dirlo, però sicuramente a emergere e a farsi, a far valere la propria arte e a farla riconoscere anche da tanti, arrivo Alice, da tanti altri letterati, perché chiariamoci, erano i suoi colleghi che lo comprendevano meglio, da Elsa Morante a Dio, come si chiamava? Non mi viene il nome comunque. Ungaretti, no. Chi c'era? No, adesso non mi viene il nome, poi dopo ve lo dico perché mi verrà in mente esattamente quando chiuderò bocca, che lo accompagnavano in queste sue, in questi suoi pensieri, in queste sue pubblicazioni. Vedi che però ritorna un po' questo tema del, dell'essere trasversale in questa puntata, perché come dicevamo prima, i ragazzi del Great Complotto erano ragazzi che non si erano schierati, erano un'alternativa a tutto quello che c'era, e lui alla fine era un mondo a sé, un'alternativa, sì, a tutto quello che c'era, c'era in giro in generale, insomma. Avevi una domanda, Alice? No, volevo aggiungere che secondo me Pasolini è anche molto contemporaneo, perché se prendete tipo, io l'ho studiato a livello filmografico, quindi in tutti i film, La Ricotta oppure Il Triangolo, non mi ricordo come si chiama, si tipo parla il anche triangolo, dei film nel fumetto. Ha fatto questo film in cui c'era una famiglia e il capofamiglia era un letterato contemporaneo, cioè contemporaneo nell'epoca, che comunque vedeva i media in un certo modo, cioè criticava la famiglia contemporanea. E c'è una cosa che comunque è applicabile anche alla società odierna, perché certo, i media che erano nuovi al tempo sono vecchi oggi, ma ci sono nuovi media che possono essere rimpiazzati, cioè possono rimpiazzare, sì, esatto, l'immagine media vecchio. Esatto, era quello che dicevo io. C'è una parte molto bella che avevo fatto leggere anche a Ele, dove diceva cioè nella cultura contemporanea, quello che non sono riuscito a fare le dittature, cioè di farti marciare in strada, l'hanno fatto omologandoti in tutto, capito? Cioè, in una maniera molto più subdola hanno fatto quello che volevano fare le dittature con la repressione. Sì, poi, capito? Lui criticava anche molto la lingua italiana, in realtà, perché diceva che poi sarebbero distrutti i dialetti, non ci sarebbero più stati dialetti. Io dico God bless, perché, anzi no, perché Gomorra non lo capisco. E con questo chiudo, grazie. E no, ma infatti qua ritorna quella roba lì, cioè nel senso, è quello che dicevamo anche prima, quello che abbiamo apprezzato di Martina, che lei è andata dall'altra parte dell'oceano dicendo io sono di Cinisello, cioè rivendicando il posto dove lei è vissuta e nata. Sì, e la territorialità. Ecco. Esatto, e ci sta quello che dici te, perché come dici te, sì, la lingua italiana ha ucciso i dialetti, ma come dici te, magari adesso si usano anche parole in inglese in continuazione, quindi sì, è quello, è uno delle tante cose. Poi che aggiungo solo una piccolissima cosa. Vai. Pasolini aveva molto una visione, un punto di vista dal basso, lui è sempre stato dalla parte degli umili e è stato sempre contro ogni tipo di ingiustizia, e quindi questo lo fa sempre rimanere attuale. Sì, assolutamente, perché lui dice in questo libro, ad esempio possiamo dirlo anche di Fabrizio De André, non so. Vero. Lui dice, gli umili hanno tanto da raccontare. Cioè lui ce l'aveva a sua morte con la borghesia, da dove lui proveniva, certo, tra le altre cose, certo, dicendo, ma io perché devo parlare della borghesia che non ha niente da dire? Cioè mia mamma, i miei genitori, anche lui qua ritorna al tema del rapporto con i genitori. Con i genitori, certo. Quindi diciamo che cavolo, in un'area così piccola dell'Italia poi ci sono ritornate tutte queste chi tematiche a distanza di anni. E niente, in chiusura poi racconto questa piccola cosa, chiudiamo così. I tre ragazzi morti fanno i loro primi dischi, poi decidono di prodursi i dischi da soli e aprono questa etichetta discografica che si chiama La Tempesta Dischi. Mm-hmm. Questa etichetta indipendente è stata molto molto importante per la musica italiana degli ultimi anni, perché ha prodotto una marea di dischi, una marea di musica, quindi dando voce a chi non, diciamo, magari non gli avrebbe data nessuno. E anche molto trasversale, perché ha prodotto Nada, che è una che viene dagli anni 60, ha prodotto appunto i Tre Ragazzi Morti, Sic Tamburo, Giorgio Canali, gli Zen Circus, sì, ecco, bravo, volevo dire. Luci centrale, le luci della centrale elettrica, di cui qua un CD adesso vi faccio vedere, il Teatro degli Orrori, e anche Alice Mischeta. Non lo sapevo. Hanno pubblicato anche Mischeta, cioè loro hanno scoperto Mischeta. Tutti quelli che spaccano di più.
Esatto. Poi guarda, non che spaccano di più, però quelli un po' più particolari che dici sì, molto. Come definiresti? Elena oggi mi sta veramente stupendo con il suo linguaggio, eh. Oggi prelibato, oserei dire. Prelibato. Oggi l'ho messa sotto torchio. Sì, diciamo che ha pubblicato tutte quelle robe che secondo me sarebbero andate perse, perché nessuno avrebbe avuto il coraggio di pubblicarle. Hanno osato. Ma loro l'hanno detto: noi lo facciamo per passione, magari ci rimettiamo anche dei soldi, ma la nostra attenzione cosa che quando si iniziano a fare le cose per passione, poi però sono le cose che vengono meglio. Esatto, bravo, sì, no, assolutamente, anche io la penso così. E niente, quindi ho portato in rappresentanza della Tempesta Dischi l'ultimo disco di Le Luci della Centrale Elettrica, Terra. Che, allora, dico una cosa, premetto, non sono suo grande fan. Però ho capito che lui, diciamo, ha generato tutto quel genere poi di indie pop che va da Calcutta, perché il fatto di cantare male, il fatto di essere scordati, cioè lui cantava con la chitarra e basso i primi dischi, tutte le sue invettive, tutto completamente stonato, tutto completamente assurdo se uno l'ascolta da un punto di vista musicale. Però ha generato, è stato un artista forse del roster loro, uno che ha fatto più successo, uno tra quelli che ha fatto più successo, sì. E ho portato questo ultimo disco, che è stato proprio il suo ultimo, perché poi ha deciso di interrompere il progetto Le Luci della Centrale Elettrica. È una cosa molto bella, Iele, se tu vedi, il contenitore del CD è un libricino. Ma infatti io prima ho detto, ma ha preso un libro e non capivo. Anche sì, adesso che ho detto l'album, ma ne parlo. Ho detto, ma è un libro. Sì, è un libricino che dove bellissimo. Racconta, c'è una sorta di diario dove racconta tutta la fase di registrazione dell'album, dell'album e di tutte le esperienze che hanno generato l'album. Quindi assolutamente una cosa... L'ho letto, nonostante, ripeto, non sono un suo grande fan, però l'ho letto molto con piacere, perché secondo me è stata un'idea molto, molto bella. Quindi niente, ragazzi, spero che abbiamo parlato proprio di tanta roba, e spero che l'abbiamo fatto in maniera più... Io mi sono divertita esaustiva. Molto. Esaustiva, sì. E sì, mi sì. Sono rimasta stupita di quanto potesse offrire quell'area d'Italia. Esatto, esatto. Un'area molto piccola che però... Secondo me spesso quando non c'è niente è uno stimolo ad avere più creatività. Sì. Cioè quando ci sono troppe cose che ti distraggono, molto probabilmente uno a volte si tende a farsi distrarre dalle cose. Verissimo. E tra le altre cose, secondo me è una cosa positiva dei tempi, sai cos'era? Adesso se Denver fa un disco lo sa tutto il mondo in un secondo. Questo fa sì che nessuno riesce ad avere un essere originale proprio. Invece ai tempi nessuno sapeva di niente. È vero. E quindi tutti andavano di testa loro, non si facevano influenzare da niente e diventava una cosa super originale per forza. Io chiuderei dicendo che Cinisello può essere Milano, ma Milano non può essere Cinisello a sto punto. Esatto, ricordando quella frase lì. E niente, io soprattutto voglio ringraziare Fra, che ha avuto questa idea. Sei sempre nei nostri cuori, spero che l'abbiamo fatta a modino, che ci sia piaciuta. E niente, e invito altri ragazzi a avere idee e proporre cose, così noi faremo nuove puntate. Certo. La prossima puntata parleremo di musica e arte. Il legame tra musica e arte. Interessante. A prova anche Alice da là dietro. E niente, ragazzi, vi saluto. E grazie. E niente. Riascoltate questa puntata. Ti faccio l'interrogazione. Dove? Su Spotify, YouTube e Twitch. Bravissimo. E poi sì, ormai me lo chiedono tutti, quindi. Esatto. E seguiteci su tutti i nostri canali social. Esatto. E sentite le playlist che mettiamo ogni settimana, che cerchiamo sempre di mettere musica nuova. E così almeno tutti voi. Cos'è? Perché mi guardi così minacciosa? Non mi è arrivata quella di questa settimana. Alice, ormai hai capito che sono abbastanza in ritardo sempre. Però arriva. All'interno della settimana arriva la playlist. Quindi vi saluto, ragazzi, ringrazio tanto Ele. Grazie a te dell'invito. Ci vediamo fra due settimane. Ciao.